Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi, come al solito, video dei prodotti finiti di gennaio 2021. Allora, sono quattro, sono pochi e c'è un prodotto che non mi sarei mai aspettata di finire e sto parlando del fondotinta di Fenty Beauty, ovviamente il Pro Filter. Quello per pelli grasse e insomma miste. Vedete che ne manca proprio giusto un goccio, però non riesco proprio a tirarlo fuori. E cosa stranissima averlo finito nel 2020-2021, perché insomma un periodo un po' strano per finire prodotti, soprattutto per la base, però l'ho finito. Allora, come vi ho detto, è proprio specifico per le pelli grasse e miste. E effettivamente mi sono trovata molto bene. C'era bisogno di opacizzare poco anche con la cipria, quindi do un bel 8,5. Altro prodotto finito, che anche qua ce n'è rimasto veramente poco poco poco, ma non viene più, è il Fix Plus della MAC, quello diciamo classico, originale. Avevo finito anche quello, se non mi sbaglio, alla rosa, ma non mi era piaciuto molto. E questi io non li considero più che altro come fissanti perché su di me fissano ben poco, ma li ho utilizzati soprattutto per rinfrescare l'incarnato, soprattutto d'estate. E mi trovo molto bene come appunto questo per rinfrescare e do anche questo un 8,5. Poi un altro prodottino è la Zero Smog dell'estetista cinica, ovvero Vera Lab. È una crema idratante protettiva. Non c'è scritto, ovviamente questa è la versione mini size da 15 ml. E vi giuro che vi dura un sacco, cioè sembrano piccoline, cioè sono ovviamente mini size, ma vi durano veramente tanto. Non c'è scritto la tipologia di pelle, quindi presumo vada bene per tutte. E effettivamente io mi sono trovata molto 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 bene. La mischiavo con due goccine di siero alla vitamina C. E ormai conoscete tutti i prodotti dell'estetista cinica, sapete le mie recensioni. Anzi, se non avete provato nessuno, vi consiglio di provarlo perché è fenomenale e do un 10. Infine, ultimo prodotto che mi ha un po' delusa, devo essere sincera, è la mini size del roller liner di Benefit, ovvero l'eyeliner. Faceva parte di un trio, diciamo, con il mascara e una tinta per le guance, per le labbra, quindi il Benetint. E all'inizio scriveva da Dio, super nero, super scorrevole, super scrivente. Poi a un certo punto mi sono accorta che già nei ombretti shimmer o nei glitter scriveva poco, per fortuna ne avevo un altro di riserva che scriveva meglio, e poi a un certo punto, boom, si è seccato, nonostante io lo chiudessi sempre, cioè lo trattavo come tutti i miei altri prodotti, quindi non capisco cosa possa essere successo, mi dispiace, ma questo è un 5, perché diciamo che all'inizio si è comportato bene e poi alla fine diciamo è un po' calato. Quindi niente, ho fatto questo video veloce per aggiornarvi sui miei prodotti finiti, appunto questo era l'ultimo prodotto. Ricordatevi di lasciare un like, ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!